Inizia e ci possiamo godere quello che è l'intro. Io regolo leggermente il volume perché non vorrei che fosse troppo alto. E intanto ce lo godiamo. Qua vediamo tutti i mostroni simpatici. Qua c'è anche un'anticipazione di quello che sarà Stories. E queste invece sono di nuovo scene di Rise mischiate, insomma. Infatti, vedete, la live è proprio per tutte e due le cose. Mi vedete un po' sospesa a mezz'aria? Effettivamente non ho la chat sotto, quasi quasi. Io mi metterei tipo qua 本日のsotto. スペシャルFacciamo プログcosì. ラムでは7月Voilà. 9日金曜発売予定のモンスターハンLa ターlive è in シリーズgiapponese, non ho trovato una versione挑戦inglese, ma者non主人importa, capiremo公quando arrivano le開cose,発in中ogni のcaso. モンスターハンターライズのアップデート情報をアクレートご情報いたし報。ます。Queste sono tutte le mosse fighissime, le mosse delle skill con il filo sono fantastiche. Ah, partono da Stories! Ah, ok. まずはモンOk, スqua ターハンター presentano シquindi リーズil mondo di gioco, ライズ発表の最probabilmente.新情報です。Sono curioso di questo. Non ho giocato il primo, giocai solo la demo ed era molto molto carino, però non ce la potevo fare in quel periodo e quindi non l'ho mai comprato. Però mi hanno sempre detto tutti che è molto molto figo, quindi sono davvero curioso. Che qua c'è una まるでこの地に生presentazione. まれたレウスは、Ok, un rattolossino, che翼を bello. Ok.空を飛ぶことができなかったという。Ok, mi sembra molto Simba questa cosa, no? あのレウスはおかOk, しい。quindi Capcom そういうpresent. ところを失いと。Qua abbiamo. Ok. ハンターの追って、Questo penso sia il ハンターから逃nostro. げたレウスを。No, forse no, perché sono tutti personaggi. Questo dovrebbe essere il nostro protagonista. O いいえ、comunque.初死体の務O めè だ。lui è un personaggio che magari creiamo, ma credo sia quello. なんChe ていbelloうche名riprendono前tutte だ。le formule, le musiche del periodo e le. ようやく我々の Armonizzano力diversamente, を結bella la集する。corazza. Ok, un bel これ以上T-Grex. の邪魔はさせない。Ok, questo sembra non essere quasi un team di villain, un po' alla Pokémon. Ma oh, che bello, lo voglio. Il Gammoth, se non sbaglio, si chiama. Ok, qua abbiamo tutti i mostroni. Questi sono tutti da catturare. No, no, per favore, lava di otto, no. Rottura di. Il Battle Goose! Non me lo ricordavo nel trailer. Ok, questo è tipo uno di quelli che vorrei oggi. お前のレウIl スは俺Glavenus. の力Cazzo, quanto mi だ。piace quel mostro, troppo figo. Con la coda, se la morde nei denti, la tira, la lama, poi c'è cioè, la lima e poi te la butta dopo. La fila proprio nei denti. Fantastico. Ok, qua abbiamo quindi. Vabbè, altre parti della storia. Ovviamente in giapponese non capisco niente di quello che stanno dicendo, ma sono scene di battaglia, di insomma. Ok, ah boh, ok, cazzati neri perché si pigliano male. Secondo me sono un po' collegati anche a livello di lore con le furie, voi cosa dite? Potrebbe. Bello! E voilà! Eh sì. E voilà, si sgobbo, che fantastico. Quanto mi sta sulle scatole, ma quanto è carino quel mostro. Non mi viene il nome però adesso. Ok, qua abbiamo quindi credo diverse parti con DLC e cose varie. C'è la presentazione degli Amiibo, esatto. Molto carino quello del Rathalos. Gli altri due non mi fanno impazzire. Questo dovrebbe essere un penso bonus pre-order. Ah no! Se hai uno e l'altro, magari c'hai dei bonus. Quella è l'armatura di Kamura, in effetti. Quindi, magari se hai il salvataggio di Switch かdiかりしているか。Rise, hai probabilmente in.主人公と破滅レウスInsieme, のcome omaggio, ハンターdiciamo, との挑per aver戦comprato を通anche l'altro じて、pezzo, l'armatura di ぜひKamura そper iの方々personaggi. の名Non前がそう se nella.登場しました。Insomma, nella saga di Stories le armature potenzino qualcosa o se sia ハqualcosa di ンター estremamente とlegato しsolo ai て、mostri. Non lo so主perché人non公l'ho と giocato,共ripeto. に試Provai solo una demo e合non をme lo展開すricordo. ることになります。Però è molto figo vedere che ci sono molti mostri che そalしてmomento ハin ンRise ターnon とちそのすハンのター主人公との距離が少し下e. がります。Vediamo come sarà, però彼sembra らの esserci性davvero能un bel とlavoro いう、sotto, è そmolto のcarino anche da ビルドvedere, の e スキcredo ルche のsia sempre il ランクmotore アップしたgrafico ものdi で、ランクil アップしRe-Engine, たもquello che のhanno で、utilizzato per Rise,映像appunto, の最per後は、Resident Evil この Ultimate, 力eccetera. に目覚めそうなレウスの姿Credo を、sia quello,伝perché説通り è bello世da界を消vedere.滅È させbello てだしvedere. まうのConsiderate か、che comunque stiamo parlando di Nintendo ご期待、Switch, ご期待quindi ください。non di una console performante a livello di hardware come una PlayStation 4 o una PS5, figuriamoci, o Xbox che sia. Quindi il colpo d'occhio è tanta roba, ゲーなムシステsenso. ムについて紹介しまUn po' す。meno così, in まrealtà. ずは RPG である Era本un po'作tutto のシsgranatino ステムadesso lo についてです。sfondo. Però è comunque molto carino da vedere. 前作同様、フィールドOk,戦già闘meglio. で Prima敵era のモンスターに触れることで、stracciata un po' troppo,戦forse,闘に l'immagine. 没入します。Ok, quindi si entra in contatto con i戦mostri,闘si entra in は、questa sorta di battaglia しなRPG がら、classica, モンスターe のpoi qua ci sono le魂varie sfide. Noi abbiamo il nostro, che abbiamo を probabilmente集catturato め、precedentemente, ハンallevato, ターeccetera, e の poi魂abbiamo le mosse da を fare.駆使、戦闘に関わることができるシステムを構Molto, molto築。carina sta cosa.対Guarda象che. や相Abbiamo手la の属性squadra, から、quindi敵richiami, e組poi織Pokémon, cioè nel senso や siamo敵lì,属性や abbiamo敵questo tipo の位置を探り、戦略を練るdi ことで、creature, abbiamo il モンスcambio ターごとdell'arma. の討伐が可能となり、
mosse speciali ovviamente contro i mostri, ovviamente ci sarà anche la debolezza e la resistenza in base a quello che sono gli elementi, io credo. Esattamente come in Pokémon, ma con Monster Hunter stesso. Speedo. Quindi c'è potenza, velocità e tecnica. Ok, qua credo che stia facendo vedere le debolezze. O la forza delle mosse speciali. È una sorta di triangolo, sembra una sorta di triangolo delle armi alla Fire Emblem più che Pokémon. Però... ah, ok, vedete? Quindi forza su tecnica... Vabbè. Glavenus, eccolo qua, che bella sta mossa. Proprio si tiene la coda e bam! Bordata, che figo. Allora quanto era grosso quel poso, però. No, Mizutsune... che odio. Ok. Molto carina la musica, davvero. Che qua perdono i pezzi, quindi quelli sono i drop. Appunto, in questo modo. Non ricordo come fosse il primo perché non l'ho giocato, ma sembra è carina sta cosa. Colpisci e perde il pezzo, quello è il drop. Chissà se anche in questo ci sono le cose di tagliare la coda, eccetera. Vediamo se fa vedere qualcosa. Ok, questo colpisce. È proprio carino quello cazzo da giocare. Guardate che bello il gameplay. Che ci sono le mosse in combo. Double action, esatto. Doppia azione. Azione doppia, non so come la chiameranno. Quindi si carica una sorta di barra di energia e dopodiché si potranno fare le mosse in combo. Credo di aver capito così. Non so, io non so il giapponese, raga, mi sto andando intuito. Però sembra così, va a vedere una barra che si carica. Sai quante cavolate avrò detto alla fine della registrazione? Ok, queste sono tutte le varie robe. Speciali, eccetera. Fighissime, fighissime a vedere. Monster Hunter Stories 2. E non so cosa c'è scritto lì sotto. Monster Hunter Story. Luglio? Luglio. No, giugno, 9-7. Credo sia giugno. Che figo. Sembra proprio bello. Io non so se riuscirò a comprarlo neanche questa volta, però mi riprometto di dargli una sguardo, almeno. Immagino rilasceranno una demo prima dell'uscita e sicuramente la proveremo in live, ci sarete, perché mi ispira veramente un sacco. E quantomeno lo voglio provare, sono sicuro che mi piacerebbe, ma è sempre una questione di periodi, contenuti, eccetera, e avendo comunque sia Twitch che YouTube, ragazzi, perdonatemi, ma è un casino stare dentro a tutto, veramente. Quindi vedremo, però ci spero, insomma, ad avere il tempo per farlo. Ok, qua invece abbiamo qualche cosa in più verso Monster Hunter Horizon Zero. Metal Gear, no, quest'altra cosa. Vediamo. Ok, video di aggiornamento. No. No, io ho visto già un... Che ansia. Oh, cazzo. Vabbè, mamma mia che ansia. Questo incazzato non ci voglio neanche pensare. Questo è arrabbiatissimo. Porca troia, Rathalos, che l'avevano presentato. Il diavolo se mi pare non l'avessero presentato. Vabbè, ok. Cosa qua? Io comunque ho visto... Ah no, ok, sempre lui. Arrabbia... Bello però. Questi sono gli Apex fuori! Questi sono gli Apex fuori! Oh, che bello gli Apex fuori! Ok, abbiamo, il Teostra, chiaramente, perché si deve far vedere. Io lo adoro, ma mi sta sui coglioni sto mostro che non avete idea, però è proprio bello, è un leone, cazzo. Credo abbia delle mosse nuove, già. Usciala da ora, io non lo volevo picchiare. Vabbè, ok, tanto sappiamo già che c'è il Camellios, che è già un altro che è da tantissimo tempo che non lo affronto, quindi sarà tipo un devasto, però vabbè, vediamo. Che strano come diventa visibile, però. Non mi fa impazzire l'effetto. Vabbè. Perché si smaterializza. Come se si materializzasse, no? Però. Col da ora, in effetti. Ok, battaglia così. Ah, questa è la stessa che fa con il. Con quelli volanti che sono adesso. Non mi viene in mente. Ok, quindi abbiamo Teostra, Cucciola da ora e Camellios già annunciati, che sono gli anziani. Che figo il filtro. Bello, bello. Ok, quindi sono già tre. Tre anziani. Vediamo cosa arriva e quando. Al 28. Domani. Ma no, c'è quello di Genshin! Non posso fare a fare tutto. Che brutto. Adesso si sentirà malissimo il microfono, scusatemi. Sangatsuni. Ok, quindi questo maledetto che io ho sempre odiato arriva così, arriva al Teostra.
Ok, solita cosa maledetto, che tu devi andare tipo aiuto. Koryu, si chiama Koryu? Non conosco il nome in giapponese. Vabbè, qua c'è il... No, beh, il Diablos così, però... Mamma mia, arrabbiatissimo, incazzato che fa le peggio cose. Non lo so se me la sento, però vediamo. Ho fatto pochissimo la furia per adesso. E... Non mi è troppo capitato. Ho fatto un paio di volte per gli Bushi e altre cose così. Ops, non volevo dire quel nome, scusate. Vabbè, tanto è un nome, non lo sapete. Se non avete arrivato alla... Se non siete arrivati alla fine, non sapete cos'è. Beh, avete sentito un nome. Ok, vabbè, armatura del coso, ce la do ora, Teostra. Speriamo che abbiano un po' nerfato la cosa. Queste Camellios. Ok, quindi armature. Monster Hunter Rise. Non so cosa ci sia scritto, ma non importa. Ancora meno. Ancora meno. Vabbè, musiche, contenuti scaricabili, quindi DLC. Seconda parte di DLC andremo poi a vedere nello specifico nello shop, perché così non sto capendo niente, per me è tutto uguale. Cos'è 2,59? Attenzione! Hanno aggiunto cose estetiche? Per favore, ditemi. Hanno messo qualcosa sulle voci dei personaggi, non sto capendo cosa. Non sto capendo, ma non importa. Hanno aggiunto le voci dei personaggi. Ok, possiamo scegliere le voci dei personaggi della storia come voci dei nostri personaggi. Boh, figo, figo, ok. Anche perché il tizio lì c'ha una voce pazzesca. Poi c'è un po' di armatura anche per loro, anche se mi sembrano quelle che c'erano già. Ci sono le gesture, quindi alcune balletti e cose varie che ci sono nel gioco. Voglio il ballettino quello così. Ok, le foto da mettere. Esatto, le immagini da mettere in giro quando siamo. Che bella quella. Ok. Credo nuovi tagli di capelli, non me le ricordo poi se ci fossero o meno, non lo so. Qualcosa a livello di polpette con il gufufo. Non so se siano tutti DLC da acquistare questo o se siano cose presenti nel gioco. Non l'ho compreso, ma immagino DLC, vedremo. Ok, qua ci sono. Ok. Cos'è sta roba? Sono bruttissimi questi occhiali. Sono veramente brutti. Vabbè, ok. Ma io volevo qualche armatura, sapete, le collaborazioni di Capcom, anche nei vecchi Monster Hunter. Sarebbe stata una cazzo di figata, invece... Boh, vediamo. Ok, ci sono 9 quest, mi sembra di aver capito. Rank, quindi Adventure... c'era Adventure. Rank del cacciatore, che aumenta. Ok. Ok, si sale finalmente. Ok, quindi credo che la missione per salire di rank sia il Camellios. Dal 7 all'8 poi si sblocca tutto quello in base a quello che avete accumulato prima. Adesso, di solito funziona così, immagino sarà così anche adesso. Non so, non penso salirò molto, ho giocato ma non ho giocato così tanto, penso che farò un po' di livelli e basta. Però c'è sempre tempo. Madonna. Sì, ma Rajang e Magna Malo insieme nell'arena, che ansia. Vabbè, ok. Qua abbiamo le varie... Ah, i vari potenziamenti anche delle armi e tutto. HR20 c'era scritto. Bello. Capisco niente di quello che c'è scritto. Però sempre il 28, quindi domani. È strano che abbiano aspettato il 27 per uscire il 28, però. Possibile che non fossero pronti con un filmato di presentazione? Vabbè. Va bene. Allora, scusa. Ok, Monster 2.0 quindi. Domani, aumento dal rank, tutti questi mostri che vedete. Tanto sono tutti mostri grossi, mi aspettavo qualche mostri... Ah, ok, 3.0. 3.0 prevista per maggio, non si sa quando però. Dozo go kitai kudasai.
Ok, vabbè, credo che sia restate collegati per gli avvenimenti, ma credo, ecco sì, nella 3.0 vedremo qualcosa di continuo della storia che abbiamo lasciato, insomma, quello che avete visto è insomma, una delle parti finali, ma non la fine, però rimaneva, come dicevo all'inizio, un po' di amaro in bocca perché sembrava un non finale, quindi nella 3.0 promettono che ci sarà un'evoluzione della storia. Ok. Come prima ci confermano che avremo la possibilità di avere la matura di Kamura anche in Monster Hunter Stories 2 se abbiamo i dati di Rise, presumo. E immagino. Ok. Avremo al contrario le armature di Stories in Rise. Ok, carine, vabbè. Non mi fa impazzire esteticamente perché nella stile anime funzionano un po' meglio quelle cose. Però va bene. Sono carine comunque, bellino anche il cosino per controllare i mostri. Vediamo. Ok, qua abbiamo di nuovo riepilogo. Però il Battlegoose lo volevo in Rise. Miseria. Vabbè. Anche il Graveno, cioè, perché no? Vabbè. Più avanti arriverà tutto, dai. I modelli li hanno, quindi secondo me non manca tanto. Questo però è figo perché quelli sono. Cioè, se sto capendo bene, quelli sono gli Apex al di fuori della Furia. Questa è una manna, perché quello che volevamo sono degli scontri molto più incasinati e immagino che ci saranno anche delle armature dedicate. Non l'ho fatto vedere, però questo è quanto. E credo che sia tutto qua. Credo che sia tutto qua. E un leggerissimo update, non c'è niente di esageratissimo a livello di contenuto. Sono quante che sto registrando, non vedo neanche più. Niente, non lo so. Ah, 19 minuti, quindi poca roba, è stato un aggiornamento abbastanza veloce, hanno fatto vedere quello che dovevano. E basta, io sono contento, devo dire. Mi aspettavo qualche mostro piccolo in più, però chi se ne frega in realtà. Non mi aspettavo di vedere gli Apex affrontabili al di fuori della Furia, questa è una cosa che mi ha lasciato molto felice, purché io abbia compreso bene, nel caso poi mi correggerete nei commenti. E per il resto basta, ragazzi, direi che è tutto. Abbiamo un po' spulciato quello che sarà l'aggiornamento 2.0, ne arrivo domani. 28 aprile su Nintendo Switch e poi quello che arriverà pian piano in Rise in Monster Hunter Stories 2, che è un piccolo, insomma, una piccola anticipazione di quello che sarà poi a giugno, se non ho capito male. Presumo ci sarà una demo. Se qualora ci fosse una demo, la proveremo sicuramente insieme o in live o tramite un video in differita, diciamo, qua su YouTube. In ogni caso, vi saluto, vi ringrazio tantissimo per avermi guardato se mi guarderete questo video. E basta, ci vediamo al prossimo. Buona continuazione, buon farm su Monster Hunter Rise.